Ciao, sono Marika e sono la scrittrice del blog Il fiore nella roccia. Allora, il mio blog lo definisco un cultural blog, anche se in realtà la definizione forse lo limita un po' nella sua essenza e in quello che io desidero risulti agli occhi del lettore. Il fiore nella roccia si ispira al cartoon Disney La spada nella roccia e il suo scopo è quello di sottolineare tutto ciò che dà colore alla città, che è grigia e che è come una gabbia di cemento che imprigiona l'uomo, diciamo. Ecco, prima facevo un rimando alla spada nella roccia, questo perché il senso ultimo sta nella speranza che l'essere umano deve sempre avere nei confronti di tutto ciò che è cultura e in tutto ciò che è amore, perché mi sembra che a volte anche la letteratura a livello forse un po' troppo commerciale si dimentichi di dare largo spazio alle sensazioni più profonde dell'uomo che va sempre ricercando amore, e questo perché provo anche molta tenerezza nei confronti dell'essere umano che cerca sempre di gestirsi al meglio nella vita, ma alla fine va sempre cercando amore. Insomma, penso che l'arte debba cercare in tutti i modi di avvicinarsi all'uomo, però spoglio della moda, appunto del cemento, e per questo secondo me il fiore nella roccia incarna quello che è l'uomo veramente, con tutte le sue, diciamo magari anche difetti, che possono anche essere visti come virtù. Infatti ho scritto anche un articolo in cui ci tengo a sottolineare che è molto bello quando gli altri ci guardano capendo la nostra vera essenza, ed è in quel momento che magari qualcuno, per dire, come ho scritto in un articolo, si innamora di noi oppure diventa il nostro miglior amico, il nostro miglior confidente, perché ci sta vedendo proprio come un fiore nella roccia. Ci sono dei libri o comunque delle attività culturali o artistiche come spettacoli, o per esempio mi viene da dire tipo la giornata mondiale del naso rosso, che sarà breve a Torino in Piazza Castello, che ci fanno riscoprire la nostra vera essenza d'amore e che per me sono come dei fiori appunto nella roccia. A volte mi viene anche da pensare, leggendo dei libri, io non vorrei cadere magari un po' nel critico, mi viene da pensare che magari certe frasi, certi capitoli o certi libri siano stati scritti proprio a livello commerciale. Io vorrei distaccarmi appunto da questo modo di vivere la scrittura in maniera da avvicinarmi alle persone. Ecco, e cerco di essere sempre molto sincera, insomma. Okay. Tre parole per definire il mio blog: colorato, profumato e molto coraggioso. Quando non sono blogger sogno, scrivo e mi occupo di chi ha bisogno di me. Allora, l'ultimo libro letto è quello di Graziano Di Benedetto, che è un autore che ha scritto un libro fra il thriller e il noir, anche se sono affezionata più ad altri generi di lettura, che si chiama La follia di Sonia, e che parla però di una vicenda tratta dalla vita reale di stalking, quindi che ha comunque molto da insegnare, in cui comunque molto, ci sono molti sentimenti, infatti insomma è più noir che thriller, è più a livello introspettivo. L'ultimo blog che ho letto è, se la giocano un po' fra Bellezza rara e Tazzina di caffè, perché me le sono guardate molto in questi giorni. Allora, un sogno nella realtà è quello di diventare una scrittrice che però aiuti tanto gli altri. Un sogno nel web, nel blog, è quello di raggiungere il più tanta
tanta più gente possibile.